Potenziare la rete di assistenza al malato e alle famiglie, rafforzando le attività di riabilitazione e cura e l'azione di prevenzione e di diagnosi precoce. Sono alcuni dei punti qualificanti della proposta di legge piano regionale in favore dei soggetti affetti da malattia di Alzheimer e altre forme di demenza, illustrata durante il convegno Un consiglio per l'Alzheimer presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale. Una legge che pare destinata a diventare realtà a breve, fortemente voluta dalla Presidente della Commissione Sanità, Alessandra Mandarelli. Un convegno oggi alla Pisana denominato Un consiglio per l'Alzheimer. Ecco, come nasce questa iniziativa? Un nome scelto appositamente perché ci auguriamo che questa sia la legge, una volta approvata, del Consiglio regionale del Lazio. Oggi ci auguriamo che diventi anche la legge del pubblico, delle persone che noi intendiamo raggiungere con questo provvedimento legislativo, quindi i pazienti malati di Alzheimer o affetti da altre demenze e i loro familiari che oggi trovano un'assistenza lacunosa e disomogenea sul territorio, quindi un ritorno a una medicina di territorio e soprattutto risposte adeguate e una rete per l'Alzheimer. Quindi oggi ci apriamo all'esterno, alle associazioni che potranno incontrare i grossi nomi, i professori che saranno a disposizione, faranno i loro interventi e verranno individuati come eccellenze in questa occasione per le risposte, diciamo, sanitarie a questa patologia così importante. E soprattutto ci poniamo come regione pilota, poiché l'Alzheimer è stato definito una priorità in termini di salute pubblica dal Consiglio europeo e siamo la prima regione che propone un progetto normativo su questa delicata materia. Comincia quindi a diventare concreto quel tanto auspicato progetto deospedalizzazione, quindi meno ospedalizzazione, più sanità del territorio. Guardi, ci abbiamo messo una trentina d'anni a ospedalizzare tutti. Io mi auguro che in un mandato riusciamo a fare un passo indietro importante, ma non perché vogliamo necessariamente inveire contro gli ospedali, diciamo così. Gli ospedali devono essere la risposta sanitaria giusta quando è necessario andare in ospedale. Lì dove si può dare una risposta più adeguata con un'assistenza domiciliare, con servizi integrati, io questa cosa personalmente la perseguo da quando ero assessore alle politiche sociali, quindi sto andando in continuità con il mio curriculum. Nel Lazio l'Alzheimer colpisce circa 30.000 persone ed è una malattia sempre più diffusa e destinata ad aumentare nei numeri, come ha spiegato la professoressa Sandra Fanfoni. La malattia d'Alzheimer, come tutti sanno, è correlata all'invecchiamento, quindi è in progressivo aumento ed è previsto addirittura il raddoppio dei casi nei prossimi 20 anni. Questa legge è molto importante perché l'assistenza a questi malati oggi è di tipo frammentario, mentre è necessario coordinare le forze sul campo e realizzare una vera e propria rete di assistenza al malato di Alzheimer. Ecco, quali le prospettive future sulla cura dell'Alzheimer? La ricerca è in tutto il mondo è intensissima per tentare di trovare nuove terapie che al momento purtroppo non sono ancora state trovate. È molto importante nella cura della malattia, diciamo, anche l'utilizzo dei farmaci che abbiamo a disposizione, che sono farmaci sintomatici, ovvero riducono i sintomi della malattia. E nell'assistenza al malato è molto importante anche che ci sia un'assistenza coordinata al domicilio del paziente, nei centri diurni Alzheimer e nelle strutture che devono essere specializzate per assistere questi pazienti. Tra gli esponenti del mondo medico-scientifico presenti all'incontro anche il capogruppo della lista Polverini, il dottor Mario Brozzi, che ha spiegato l'importanza del ruolo del medico di medicina generale. Qual è l'importanza del medico di medicina generale nel primo contatto, nel riconoscere un malato d'Alzheimer? Più di quanto non si possa pensare, perché questo è il primo esempio di quella che può essere la rete sanitaria intorno alle malattie. Vedete, le malattie si dividono in due gruppi, un gruppo che coinvolge una persona, un secondo che coinvolge un intero nucleo familiare. L'Alzheimer appartiene a questo secondo gruppo.
il sostegno e l'aiuto di tutto il gruppo familiare che si approccia ad un paziente con Alzheimer è un lavoro molto complesso e molto difficile. Per la prima volta si comincia a ritenere che il paziente con l'Alzheimer debba essere gestito nella maniera ottimale, evitando che possa andare incontro a quei percorsi di riacutizzazione di malattie che viceversa possono essere tenute sopitamente croniche. La differenza fra l'acuto e il cronico è che il cronico si può trattare anche al domicilio, l'acuto va trattato in ospedale. Ora, prevenire l'acuzie e le riacutizzazioni significa limitare quella che deve essere l'afflusso di questi pazienti in ospedale. Ora comprendete bene che tutto ciò che evita l'ospedalizzazione praticamente entra in un coefficiente di rete, vale a dire un sistema applicato ad una malattia per conservare quello stato di malattia nel modo più idoneo per quel soggetto. Questo è ciò che si sta facendo con l'Alzheimer, ma non lo dovete vedere distinto e distinguibile da tutto quello che si possa fare sullo scompenso cardiaco, su tutto quello che siano praticamente lo scompenso respiratorio, le malattie croniche respiratorie. Compito del medico di famiglia è giocare in quel centrocampo dove possa andare anche in attacco, ma con la certezza e la sicurezza che dietro di lui c'è una difesa forte e potente che lo possa sostenere. Oggi il medico di base è lasciato a se stesso. È il primo esempio in cui il medico di base si incastona in un grande congegno e concetto di una sanità nuova di natura di rete, in cui il medico di base è parte di una squadra supportata dall'informatizzazione, dalla rete sanitaria, dagli specialisti, affinché davanti a lui, la persona che ha davanti a lui, possa soffrire il meno possibile e vivere il più a lungo possibile nel modo migliore possibile. Una malattia che ha bisogno di sempre maggiori attenzioni e figure professionali che se ne sappiano occupare, come evidenziato dall'assessore al lavoro e alla formazione della Regione Lazio, Mariella Zezza. Assessore, il ruolo del suo assessorato in questo percorso Alzheimer iniziato dalla Regione Lazio? Sicuramente quello di assicurare corsi di formazione specifici per i caregiver, ovvero chi si prende cura dei malati di Alzheimer, ma soprattutto del nucleo familiare, chi ha esperienze personali, come molti di noi, sa bene quanta necessità di assistenza ci sia, e non è facile per la maggior parte delle famiglie con risorse economiche normali potessi permettere una o due persone che si prendano cura dei malati di Alzheimer. E la seconda, quella di offrire le nuove figure professionali, gli operatori sociosanitari, così come gli assistenti familiari che abbiamo approvato dopo oltre 10 anni di mancata regolamentazione, proprio insieme all'assessorato alla salute e alle politiche sociali, per queste esigenze specifiche. Abbiamo quindi regolamentato delle figure che per qualunque motivo di conciliazione familiare, siano i componenti di un nucleo sani, con bambini piccoli, con anziani, con persone ammalate, c'è bisogno e c'è necessità. A concludere i lavori, sottolineando l'importanza della proposta di legge che sarà uno dei cavalli di battaglia della sua amministrazione, la Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. Oggi presentiamo una proposta di legge importante che dà una risposta strutturata a quello che è il problema dell'Alzheimer, che colpisce tantissime famiglie anche nella nostra regione, che guarderà sicuramente all'aspetto medico ma anche e soprattutto alla rete di assistenza. È la prima regione che sulla base delle indicazioni dell'Unione Europea si presenta in Consiglio con tale proposta. Ci auguriamo non soltanto di poterla votare, come accadrà sicuramente in tempi brevi, ma anche di farne poi un esempio per le altre regioni d'Italia. Mi pare che c'è una grande collaborazione da parte delle associazioni che insieme a noi nel percorso che sta iniziando in Commissione e che terminerà
in Consiglio regionale ne faranno lo strumento migliore per dare la risposta più pronta a quelle che sono esigenze drammatiche di tante famiglie. E per quanto riguarda l'attuale situazione politica nazionale e un probabile governo Monti, Polverini ha risposto. È stato un grande commissario europeo, non sono io chiaramente a doverlo dire. In queste ore si sta decidendo il futuro del nostro Paese. Mi auguro che se si va verso un governo guidato da Monti ci siano comunque le condizioni all'interno della composizione di governo e soprattutto in Parlamento per dare le risposte che l'Europa ci chiede, ma anche per sostenere quelli che sono gli impegni che le regioni e gli enti locali stanno mettendo in campo, proprio per evitare, come dire, che si possa in qualche modo proseguire in un atteggiamento che fino ad oggi, come dire, è stato penalizzante, troppo penalizzante. Sull'argomento si è espresso anche il coordinatore del PDL regionale, Vincenzo Piso. Credo che comunque sia una risposta adeguata a una crisi molto molto forte di caratura internazionale, in particolar modo europea, che vede nell'Italia purtroppo uno degli epicentri di questa situazione non particolarmente brillante, per cui la scelta di Monti, se dovesse essere, perché siamo ancora nel campo delle ipotesi peraltro, è una scelta che va incontro a ciò che l'Europa ci chiede. È chiaro che un partito si caratterizza anche per posizioni, come dire, dialettiche, se vogliamo anche di contrapposizione su alcuni temi importanti, e sicuramente questo è un tema importantissimo. Io posso rispondere per me, premesso che chiaramente mi adeguerò poi a quelle che sono le decisioni del partito. Io credo che in una situazione del genere una forza come il PDL, che è forza di governo, dovrebbe avere la capacità di stare dentro determinati processi decisionali e non chiamarsi fuori, perché non credo che la logica che può avere il PDL possa essere la medesima ad esempio degli ambienti vicini alla Rifondazione Comunista o alla sinistra estrema, o se volete su questo tema anche alla posizione che ha la Lega. Qui stiamo giocando con il destino della nazione, il futuro della nazione, e credo che chi ha spalle larghe deve essere anche in grado di assumersi determinate responsabilità.